rilanciare l'economia dei territori grazie al turismo dei cammini, investendo su progetti di cooperazione e protocolli di intenti. In occasione della 2 giorni di convegno a Bagno di Romagna, organizzata dal GAL L'Altra Romagna, si conferma la volontà di puntare nell'attrattività per i turisti italiani e stranieri nei percorsi storici regionali, ed in particolare della Via Romea Germanica. È uno dei tanti passaggi dell'impegno del GAL all'Altra Romagna per i territori collinari montani. In particolare in questi 2 giorni ci sarà una valorizzazione dei cammini, tanti cammini che passano per il nostro territorio, sono ben 7, fra cui la Via Romea Germanica. In questo convegno parleremo approfonditamente della Via Romea Germanica dal punto di vista storico, culturale, religioso, ma anche ovviamente economico per le ricadute positive che ci sono e ci saranno sul territorio. Lo faremo assieme ai tanti operatori del territorio, ma in particolare anche con i colleghi presidenti di GAL che stanno sulla Via Romea Germanica da Bolzano fino a Roma, e alla fin fine concluderemo il convegno con la firma di un protocollo d'intesa. Intanto rappresenta una volontà politica dei presidenti di GAL e dei GAL di intervenire ognuno per il suo pezzettino, ognuno per la sua competenza, ognuno per le sue risorse che potrà mettere a disposizione, però tutti uniti dall'idea unica della valorizzazione della Via Romea Germanica. Quindi portare attorno a un tavolo 8 presidenti di GAL e tutti quanti condividere questo progetto, diciamo che politicamente è un risultato molto buono. Poi nei prossimi anni vedremo anche i benefici e i risultati sul territorio. È una grande opportunità e soprattutto una grande opportunità per i nostri territori, i nostri operatori turistici. I protocolli hanno come obiettivo principale quello di stringere relazioni e di in particolare ottenere una condivisione da tutti gli attori del territorio, pubblico-privati, ad avere questo obiettivo comune, cioè lo sviluppo lungo il cammino davvero di un'economia, uno sviluppo economico e sociale e culturale. Le opportunità in questo momento sono altissime, le tendenze di ricerca di un turismo slow, di un turismo lento e quindi appunto di un cammino strutturato con dei servizi sono davvero all'ordine del giorno. Dobbiamo dare assolutamente risposta a queste richieste e, partendo con un protocollo d'intesa, sicuramente territori e parte pubblica e privata possono dare il loro contributo. Nell'ambito di questo progetto interterritoriale di cooperazione fra tutti i GAL della nostra regione, questa iniziativa rientra in una di quelle azioni di promozione e valorizzazione dei cammini che sono previsti da un'azione comune fra tutti i GAL nell'ambito del progetto. Complessivamente vengono impegnate svariate centinaia di migliaia di euro da parte di tutti i GAL. Il GAL Altra Romagna ne investe in questa iniziativa di valorizzazione dei percorsi del territorio oltre 200.000 euro. Con questo evento noi vogliamo inserirci in quello che è il programma di promozione dei cammini della regione Emilia-Romagna, I Love Cammini, con un'iniziativa che vivremo oggi pomeriggio, ma prima di andare a scoprire il nostro Appennino volevamo confrontarci, discutere per mettere a fuoco quelle che sono oggi le opportunità per l'Appennino romagnolo di essere valorizzato, di essere momento di attrazione per il pubblico, per il pellegrino, per i turisti, per coloro che vogliono vivere un'esperienza nel territorio dell'Appennino. E siamo convinti che oggi il desiderio di vivere all'aria aperta sia un'opportunità che la Romagna può offrire in Appennino, e sicuramente i percorsi possono aiutarci in questo senso. Oggi ne parleremo e affronteremo questi temi. È un evento che ci rende molto orgogliosi qui a Bagno di Romagna, siamo orgogliosi padroni di casa, è un evento molto bello. E per me è la prima uscita da sindaco, e quindi quale modo migliore per iniziare un cammino parlando di cammini storici, un asset importantissimo, il turismo lento. Stiamo già lavorando da qualche anno alla riqualifica dei sentieri, e avere oggi un evento come questo qui a Bagno di Romagna per noi, come dicevo prima, è motivo di grande orgoglio. La Via Romea Germanica è un itinerario importante che attraversa sostanzialmente metà della nostra penisola, perché entra all'altezza del Brennero e arriva fino a Roma. Era una delle cosiddette Romee che nel Medioevo dal nord Europa portavano verso Roma i pellegrini, insieme alla Francigena, alla Romea Strata, e poi da Roma in realtà il vero obiettivo era Gerusalemme per le vie di pellegrinaggio.
in epoca moderna. Questo itinerario è diventato, seppure nasce su basi appunto religiose di pellegrinaggio, sulla base di quanto ha lasciato scritto questo monaco tedesco che da Stade in Germania giunse a Roma e poi ritornò descrivendo i luoghi che attraversava, è diventato, dicevo, un itinerario culturale che non a caso 3 anni fa ha ottenuto il riconoscimento del Consiglio d'Europa. Quindi chi si appresta a compiere questo cammino in varie forme, a piedi, in bici, a cavallo e così via, si immerge letteralmente nelle principali caratteristiche del nostro paese, quindi paesaggio, quindi storia, archeologia, quindi natura, e vive un'esperienza veramente unica. Parliamo in Italia di circa 1050 chilometri. Quindi questo è il vero, diciamo, significato di questo cammino che, ripeto, pur nascendo su basi religiose e di fede, oggi è un vero e proprio itinerario culturale. Noi come Associazione Nazionale della Via Romagna Germanica siamo impegnati nella sua valorizzazione anche e soprattutto in contesti come quello di oggi qui a Bagno di Romagna. Noi siamo partiti come volontari, come pellegrini, perché è nata da delle persone che facevano il pellegrinaggio a Santiago, e comunque noi l'abbiamo preso proprio con molta professionalità questa cosa, tant'è che la Via Romagna Germanica oggi tra l'altro compie 12 anni dalla sua fondazione, è stata fondata quindi nel 2012 con 13 comuni, poi siamo entrati nell'Atlante dei Cammini del Ministero, poi siamo stati nel catalogo dei cammini religiosi nel 23 e soprattutto poi abbiamo avuto nel 2020 il riconoscimento come rotta culturale di interesse europeo, che in fatto di cammini in Italia oggi c'è solo la Francigena, con la differenza che noi siamo nati come europei 4 anni fa, la Francigena oggi compie i 30 anni, quindi è un'esperienza e una capacità notevole, è una struttura molto bella, molto, molto grossa, e quindi vuol dire noi vediamo la Francigena come anche il nostro punto di riferimento, con la quale poi stiamo collaborando, ma soprattutto vorremmo collaborare ancora di più per fare una bella rete di cammini, quindi le tre Romee Maiores, che sarebbero la Francigena, la Romea Strata che viene da est e la nostra. Diamo un po' di numeri: 1050 km in Italia, 46 tappe, 6 regioni toccate, 121 comuni, un parco nazionale, 4 regionali, 18 siti UNESCO e 430 punti ospitalità. Questo è il cammino? Eh beh, bello lungo, un cammino che attraversa mezza Italia, quindi un cammino che attraversa molte regioni, molte province, molti comuni, attraversa una dorsale appenninica, tra l'altro molto più difficile da fare rispetto anche alla parte alpina. Quindi si va dalla pianura, alla mezza collina, alla montagna, dalla strada asfaltata, alla pista, alla strada bianca, al sentiero di montagna. Quindi diciamo è molto vario, quindi i nostri pellegrini quando arrivano a Roma e l'hanno fatta, la prima cosa che ci dicono è che è stato veramente un viaggio che ci ha visto scoprire l'Italia dal mare, perché arriviamo fino alla spiaggia, ai monti, alla pianura, alla storia, alla cultura. Quindi diciamo è veramente un percorso, è un tracciato a tutto tondo che offre veramente a chi lo fa, al pellegrino, al visitatore, al turista, un'immagine reale, proprio dal basso. Rispetto ad altri cammini ormai blasonati, dove abbiamo un problema di numeri, lì abbiamo veramente dove abbiamo un overbooking, dove diventa difficile anche apprezzare quello che hai intorno, perché a volte devi correre per arrivare a trovare il posto dove dormire, dove a volte sei distratto anche dalle troppe persone che camminano sul percorso. Questo è un cammino molto intimo, quindi è un cammino ancora avventuroso, dove ti devi veramente programmare, devi essere allenato, l'Appennino non è facile, molto più difficile per esempio dei Pirenei, quindi devi essere allenato, preparato. Hai una visione un pochino più intima perché non sei distratto dalla moltitudine di persone che a volte camminano con te. Chi ha fatto il cammino di Santiago, qualsiasi camminamento, sa che in alcune occasioni sei veramente distratto dalla quantità di persone che ci sono. Quindi questa è la differenza.